si presentò con l'intento di conoscermi, ma con l'idea di realizzare qualcosa di esclusivo. Qualcosa che raccontasse la sua storia, che lo rappresentasse, ma con una certa curiosità. Insomma, una scultura originale ed artistica. Sin da subito mi colpì la sua forza interiore, la sua caparbietà nelle avventure e disavventure che mi raccontò. Ho intravisto una persona molto propositiva, diversa, con tanta volontà ad aiutare. Decisi di assecondare il suo sogno ideando e realizzando una scultura che rappresentasse il suo percorso, il percorso di Gianpietro Dalben, con la sua associazione Energie e Sorrisi, Onlus ODV. Dopo avermi raccontato le mille avventure, gli aiuti umanitari, le scelte di vita e molto molto altro ancora, mi venne l'idea di rappresentare il tutto con una specie di statistica, dove comprendesse gli alti e bassi della vita, ma allo stesso tempo fosse come una pianta che alla base è più larga e stabile, andando ad affusolarsi perfezionandosi sempre più nel tempo. Il tutto adornato di etichette per identificare i vari eventi in ordine cronologico, con un tocco di mistero nel capire l'intera opera. L'idea era buona, ma un po' statica. Mancava ancora qualcosa. Tra le varie cose discusse con Giampi, si parlava anche di edera, che sale avvolgendo l'intera struttura visto che si arrampica dappertutto e non molla mai. Le moltissime persone volenterose che ruotano intorno a tale struttura portando la vita, le tantissime foglie che portano aiuto ottenendo bellissimi risultati tutti assieme per continuare ad aiutare. Questa edera, partita da una società basata da tre soci, due dei quali proseguendo nel tempo si ritirarono. Uno solo di loro rimase a portare avanti gli sforzi e gli ideali fino ai giorni nostri. Un solo ramo di edera sale fino a questi quasi alla sommità della scultura. Schizzai in un modellino tutto questo concetto, per poter così presentare la mia idea a Gianpietro, che ne fu subito colpito e che con grande entusiasmo mi confermò tale incarico. Realizzare quest'opera alta 4 metri e mezzo da posizionare davanti al suo garage 34. Il lavoro cominciò da disegnare in scala 1 a 1 su carta per poter riuscire poi a ritagliare i pezzi in acciaio come da disegno e successivamente riuscire ad assemblare tale struttura. La base più larga, irregolare e grezza disposta su tre lati che salendo via via diventano sempre più regolari e perfette. Partendo dalle varie difficoltà ed errori si corregge sempre più il tiro, diventando più precisi e diretti. Alzai in verticale la grezza opera. Successivamente venne la volta dell'edera che sale, sagomando l'acciaio per renderlo morbido e naturale, che aggrovigli l'intera opera arrivando fino alla sommità con rami e foglie. Il tutto reso docile con ingegno per dare splendore alla natura immortalata nell'acciaio. Ogni singola foglia, ogni singola curva nel ramo, come ogni gocciolina, tutto fatto singolarmente e minuziosamente a mano, per dare quell'unicità tipica del mio stile, della mia arte, della mia poesia, scritta con il fuoco e con l'acciaio. Venne la volta del basamento, anch'esso un po' contorto e irregolare, curvo ma allo stesso tempo morbido nella sua interezza, come supporto dell'intera struttura organizzativa, anch'esso interamente in acciaio inox. Ed ecco le varie tabelle per segnare le avventure positive e le negative del percorso di vita di Gianpietro, tutte scritte rigorosamente a mano libera con la saldatrice e sfiammate per colorarle, descrivendo il percorso e le tappe. Per finire, il tocco di fiamma sulle foglie per colorare e dar vita all'acciaio. Il colorismo nella sua totalità. Estrapolare i colori nascosti all'interno dell'acciaio e portarli alla luce per essere percepiti dalla vista dell'occhio, arrivando all'interno di ogni persona come messaggio di emozione.
Lucentezza viene così esposta al pubblico ed omaggiata la sera del 17 luglio 2021 in presenza di diversi spettatori ed alcuni interessanti interventi.